Buongiorno. No, non stiamo traslocando. Stiamo disfando l'albero. Che tristezza. E vabbè. Cantiamo per rattristarci. Togliamo tutto. L'anno prossimo sarà di nuovo qua e più bello. L'anno prossimo lo facciamo con Alessandra l'albero. Oddio, solo a dirlo mi fa impressione. Federico più grande che ci aiuterà. Federico più grande, sempre più alto. Lei è qui che fa la nana. Non ci aiuti? Non ci aiuti? Ma io sono dormendo. Ma perché mi risveglia? No, era sveglia. Perché lei quando accende la videocamera le viene la modalità VIPS. È vero? No. Non è vero. Va bene, comunque abbiamo già tolto alcune cose. Lì ci sono le palline, che non so se ci staranno tutte in questo scatolone. Direi di no. Abbiamo ancora delle confezioni di palline, cose, quindi in caso le mettiamo lì e le mettiamo nell'altro scatolone. Ti stacchi, per favore? Dove mettiamo le luci? Va bene, siamo a buon punto, dai. Questo è quello che rimane dell'albero. Tanti puntini bianchi, non so se li vedete. Comunque ora aspirapolvere. Allora, sono arrivati i miei a trovarmi. Dice nonna. Fai ciao nonna, che ti vogliono sempre salutare le mie fan. Le mie fan, ciao, le mie tesorine, ciao. Le mie stelline. E guardate un po' qua. Allora, la Befana è passata anche dalla nonna Aurora con questa calza che non vi dico quanto pesa, tipo un quintale. Oh, con tanto di bigliettino. Mi piaceva. La calza di nonna Bis con un tanto di Befanina e Befanona. Perché ce ne sono due. C'è la figlia e la mamma. E qua c'è un regalo che ha fatto mio papà Federico, che gli aveva promesso un po' di tempo fa, poi dopo ve lo mostriamo. E qua la solita pizza, perché nonna sa che io ho le voglie di la pizza rossa. Pizza rossa, quella super super rossa. Ce n'è una rossa e una alle zucchine. Assaggio anche quella alle zucchine. E nel frattempo che sono andati a prendermi Federico, che gentili, così non faccio le scale e non mi vengono i mal di pancia del periodo, ne approfitto e lavo i piatti. Ho portato la Befana. Questo per te. Grazie. Ah, ecco. Un torroncino per la mamma. Guarda! Boh, hai delle merendine per la scuola. Non vediamo noi. Wow! Le caramelle! Nonna che no, no, vabbè, no! Guarda, il fruttolo! Mamma. Mettiamo in frigo questi, dammi, sennò vanno a male! Già. Che carina la Befanina! Poi vediamo cosa c'è! La Befanina, bella sta Befanina! Questa è la figlia della questa. Befana, mi sa! È bella perché la Befana! Vediamo! Cioccolatino. Cioccolatino. Cioccolatini a gogo. Mamma mia. Quello che piace a te. Mamma mia, sta pensando che allora, aggiornamento. I miei sono andati via. Sono sempre triste quando vanno via. E volevo aggiungere questo avanzo della calzetta
di ieri, del 6 gennaio, perché appunto avete visto che mia mamma ha portato la calzona della Befana e invece mia nonna, quindi la nonna bis di Federico, la bisnonna, oddio non riesco a tirarla fuori, comunque gli ha portato la calza proprio con la Befanina brutta. A saperlo, perché lo scatolone con tutte le cose natalizie, quindi anche queste due calzette le avremmo messe nello scatolone, quindi a saperlo avremmo messe tutte insieme, avrei tenuto una scatola proprio. Poi le aggiungerò, vediamo se riesco ad appoggiarvi qui da qualche parte. Sì, ce l'ho fatta. Volevo aprire questa perché ho fatto una specie di ciotola con tutti i dolcetti che ha ricevuto. Ho fatto una cesta, adesso ve la faccio vedere, veramente enorme. C'è di tutto e di più. Vabbè, c'è la Befanina, questa qua è bellina. Mi spiaceva, insomma, l'ho messa in vista perché è proprio carina. Poi c'è, un bel po' di merendine buone. Queste se le porterà, penso, a scuola. Queste sono le caramelle dei pigiamini che aveva nell'altra calza. Lì c'è altre caramelle, quelle morbide. Marshmallow, questo qua di Natale. Cioccolatini, cri-cri, insomma c'è un po' di tutto. Quindi ho fatto questa specie di ciotolina, così anche le merendine per la scuola se le prende in autonomia. Anche queste se lo può portare a scuola, insomma. L'ho messo qui per quando uno vuole un dolcino. Adesso queste tre calzette le metto bene e le porteremo poi nello scatolone delle cose natalizie. Poi mio papà gli ha fatto un regalo veramente veramente carino, dice che gliel'aveva promesso già tempo fa, quindi gliel'ha portato oggi, ma è veramente veramente carino. È un praticamente una cassaforte, ma veramente ben fatta. Vi ho messo qualche spezzone prima, dove tenere appunto tutti i suoi risparmi, vedete, può mettere i soldini con la password segreta che nessuno in casa sa, quindi se la sa solo lui con il nonno, quindi è molto carina questa cosa che hanno fatto insieme. E l'hanno messa appunto in cameretta sua, così c'ha il suo box risparmio, che devo dire è una cosa carina. Gli insegna anche a mettere i soldini da parte, quindi mi piace un sacco. E quindi butterò poi la scatolina, tanto le istruzioni le abbiamo tenute. E niente, volevo anche farvi vedere il mio inizio valigia. Sono proprio all'inizio, non sto a mostrarvi tutto perché farò poi magari un video dedicato, però questa è la busta del parto, ve lo dico in anteprima, quindi questa con paperina sarà la bustina dove c'è il cambio perale. Qua ci sono tutte le mie cosine da bagno, quindi è già tutto pronto per quello che mi servirà poi in ospedale. Mancano ovviamente altre cose per me, quindi registro allattamento, un paio di vestaglie che devo stirare, e insomma alcune cose ancora mi mancano, però siamo a buon punto, dai. Stavo iniziando a guardare per la cena e alla fine faccio queste lenticchie di montagna tenuta del cervo. E visto che ho bisogno comunque di incrementare cose abbastanza nutrienti, qua appunto contengono un sacco di ferro le lenticchie, quindi perfetto. Poi anche a Ricky piacciono molto nella pasta, quindi faccio queste, quindi adesso le apro, le lavo e le cuocio. E ho cercato come una pazza la pasta quella adatta, diciamo, a un po' più adatta, perché poi alla fine va bene tutto. Però volevo usare questi qua, però no, ne ho veramente pochi, quindi ho pensato di fare un mix. Cioè in realtà sono indecisa se fare un mix tra questi e gli spaghettini rotti, che anche a Ricky piacciono molto gli spaghettini rotti, oppure se fare un altro tipo di pasta e stop. Quindi ora valuto, tanto prima devo lavare questi e lavarli e cuocerli. Ho già il fiatone. E così, ragazze, che dobbiamo fare? Allora, adesso li lavo
qui dentro e li lavo. Shampoo bagno, adesso li scolo col colino. Datemi un secondo e torno da voi. Adesso che sono lavati, prendo la pentola questa qua che mi ha regalato mia mamma, con cui mi trovo veramente da Dio. Queste qua tipo in pietra, chiamiamola così, credo sia in pietra, non mi ricordo, però mi trovo molto bene perché non attacca nulla, o per fare i sughi, per fare appunto cuocere delle lenticchie o fare un po' di minestrone quando non è tanto, è perfetta. Ora mettiamo le lenticchie. In acqua fredda e lasciamo cuocere per 20 minuti. Detto ciò, sento sempre stanca, morta. Detto ciò, adesso penso se fare questa pasta qua, perché ho cercato un pochino su internet, scusate il flash mega, ma l'unico punto luce che c'è qui, e in realtà ho visto delle ricette anche con fusilli, altro tipo di pasta, quindi boh, per fare metà e metà. Mi sa che andrò su un altro tipo di pasta e stop. Adesso vedo se inventarmi, adesso cerco sul telefono se c'è qualche ricetta, magari per rendere tutto un po' più cremoso, un po' più carino. Vediamo un attimo cosa offre Google. Allora, mettiamo ricetta pasta lenticchie. Per esempio qua c'è una ricetta. Ah no, scherzavo, ho letto male. Anche pasta zucchine Philadelphia deve essere buona. Piselli, pasta Philadelphia e mortadella mi mancava, deve essere lievemente pesante, non l'ho mai mangiata. No, io cercavo una cosa con le lenticchie, però ricetta pasta lenticchie, c'è chi la fa col pomodoro, però sono senza pomodoro, domani dobbiamo fare anche un po' di spesa, quindi comunque cerco, se trovo qualcosa vi aggiorno. Lenticchie in cottura, quindi nel frattempo che aspetto mi sono seduta un attimo, così giusto per chiacchierare un pochino. Se sentite rumori strani sono i cartoni di Fede. E niente, alla fine domani andremo per gli esami, esami completi, quindi sia urine che sangue. Olè, che gioia, proprio la gioia. Però vabbè, sono gli ultimi esami, ragazze, quindi se non erro delle urine è anche l'ultimo, non vorrei sbagliarmi, però mi pare sia l'ultimo, e del sangue ce n'è ancora uno se non erro, comunque c'è ancora qualche esame e poi abbiamo concluso. Siamo proprio gli sgoccioli, io lo dicevo, ragazze, finché doveva ancora arrivare Natale dicevo proprio vabbè, sono tranquilla, non è ancora arrivato Natale, c'è tutto il tempo. Adesso che è passata anche l'Epifania, che tutte le feste si porta via, ogni tanto do un'occhiata al calendario e mi rendo veramente conto che è un attimo, perché sono a 32 settimane, ragazze, quindi ormai ci siamo praticamente. Manca
un mese e mezzo, due, sì, due mesi, dai. Ma volano, voleranno, io lo so già perché me lo sentivo. Dopo Natale tutto vola. E vabbè, comunque io non vedo l'ora di averla tra le braccia, quindi anche perché sai, il pancione sta iniziando a rendermi tutto difficile, sicuramente mi mancheranno i suoi calcetti, i suoi movimenti, mi mancheranno tante tante cose di questo pancione, perché mi ricordo anche con Fede quando poi è nato, mi mancava i movimenti, sentirlo. Ovviamente è più bello averlo poi tra le braccia, però ti manca, c'è quel qualcosina che ti manca, non riesco a interpretare bene che cosa, ma manca poi il pancione. E vabbè, comunque io non, da una parte non vedo l'ora, dall'altra ho un po' paura e quindi sono in una fase un po' confusionaria. Tra l'altro, cambiando argomento, sono abbastanza stufa dei miei capelli lisci, perché non ho nessunissima intenzione di tagliarli, anzi li voglio far crescere ancora, li voglio più lunghi, però quando saranno più lunghi, che mi arrivano tipo alla pancia, mi piacerebbe, io li ho già mossi di mio, quindi o li lascio naturali come li ho io, però sono principalmente boccolosi, e invece ho voglia di avere proprio la testa, sapete, no, i ricci, proprio i ricci, quindi dei riccioloni. Però boh, non so, magari poi quando poi sarà nata Alessandra, un bel po' dopo, magari verso l'estate, anche se non mi conviene perché poi secondo me avrò ancora più caldo con i ricci, non lo so, poi si possono sempre tenere legati, però dovrei fare credo la permanente per averli proprio ricci, 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 però mi piacerebbe. Piacerebbe cambiare un po', solitamente poi quando nascono i bambini si ha voglia un po' di cambiamenti. E adesso io gli do una stiratina, potrei provare a farli, magari la prossima volta che li lavo, li faccio con la spuma, li lascio mossi e mi dite come mi stanno, se sto meglio mossa o liscia. Mi avete già detto in tante che sto bene anche con i capelli naturali, soprattutto chi mi segue da tempo. Approfitterei di questa lunga chiacchierata per dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, perché stiamo aumentando veramente proprio passi da gigante, quindi vi ringrazio per seguirmi. Non mi sembra vero, cioè per me 4.800 persone sono veramente tante, quindi come vi dico sempre, meglio pochi ma buoni, anche perché mi lasciate sempre dei commenti tutti bellissimi, quindi non posso dire nulla. E vi ringrazio veramente tanto di questa vicinanza, soprattutto la vicinanza di chi anche in dolce attesa, quindi un modo per fare un percorso insieme, no? Quindi scambiarci consigli, darci appunto le nostre opinioni eccetera eccetera tramite i commenti. Però ringrazio anche tutte le altre persone che mi seguono ininterrottamente da anni, perché comunque è anni che sono sul tubo, e sinceramente spero che questa cosa non muoia mai, perché a me fare video, guardarli, condividere con voi le mie esperienze, la mia vita, soprattutto adesso che arriva Alessandra, per me è veramente una gioia infinita, cioè a me piace, proprio mi appassiona. Poi sapete che comunque anche i miei studi, no, bene o male, sono fotografia, montaggio video, quindi è il mio ambito, questo a me piace, mi diverto, mi rilasso. Grazie, grazie, grazie a tutti i nuovi iscritti e agli iscritti che ci sono da sempre. Urgenza cracker, mi è venuto un attacco di nausea da fame incredibile. Giusto un pezzetto. Ehi canterino, hai sistemato? Bravo.